aspetta. Adesso vedrò di riprendere il meno possibile, ma più che altro perché poi voglio farvi vedere come abbiamo disposto il giardino e secondo me è molto bello. Adesso il lavoro che mi devono fare, Francia ha comprato questi vasi, facci vedere Francia i vasi. Sono dei vasi così color tortora, sì, giusto? Super economici, eh. Li hai presi il Viridea, vero? Sì, perché sono di plastica, io li volevo di plastica, più che altro perché così se dovessero cadere non mi si rompono, sì, come i vasi pesantissimi in coccio, in cotto, insomma. In cotto, e poi li vorrei mettere tutti della stessa colorazione, della stessa tonalità. Qui abbiamo doppio giardiniere, Samuele e Franci. Qua adesso cos'è che hai messo? Tessuto. Ha messo un pezzettino di tessuto, ma non tessuto. Aspetta, Samuele. Questa è tutta la pioggia che ha fatto, era sotto il balcone, ma Viridea era all'aperto e un po' bagnato. Guarda che questo farà puzzetta di brutto, eh? Puzza? Oh mamma mia. Perché è concimato? È stallatico, capito? Ah. Cioè di... Vediamo? Cos'è? Aspetta. Sono le cacche degli animali da stalla. Oddio, bene. Aspetta. Bene. Ok. Questo è il sacco, l'hai preso anche questa al Viridea, giusto? Sì. Si chiama Vigor Plant. Molto male. Nutro con stallattico. Ok, e adesso il lavoro che mi dovrebbe andare a fare, Franci, è quello di travasarci la mia... dov'è che è? Ah sì, il mio cipressino, no, che è un cipressino che Franci praticamente ha preso e di recupero in un lavoro che aveva fatto, lo volevano buttare, ma io sono sempre quella che recupera tutte le piante. E infatti è bellissimo, adesso si è ripreso. E poi devo vedere un attimino dove metterlo. Perché davanti, Franci, davanti ho tanto sole. Quindi non posso andare a metterlo davanti il cipresso, vero? Insomma, si può, ma devi bagnarlo molto di più, però. Ma no, lo metto dietro allora, magari lo metto sul balcone dietro. Io amore. E ciù! E ciù! E ciù! Lì, mio amore, devi tagliare lì l'erba. Tagliare l'erba? Adesso, prima stanno facendo questo lavoro con la terra, Ninino. Vieni a vedere. Allora, questo è il vaso. Questo è un vaso di che piccolo, diametro? Qua l'aloe. Ah, qua dentro l'aloe, sì, giusto, è quello più piccolo. Un 30. Adesso lo apriamo. Sì, questo è un 40. Adesso questo è... Quindi quello in 30. Questo è 30 di diametro, poi ne ha preso un altro più grande per il cipresso. Quindi qua dentro invece è il lavoro che dobbiamo andare a fare. Franci, riesci? Bravo, Sami. Allora, eccoci l'aloe. L'aloe è così, praticamente molto grande. Franci, ma cosa facciamo? Le dividiamo o la mettiamo insieme tutta? La mettiamo insieme? Vediamo che bravo che sei stato, Sami. Bravissimo. Allora lui è andato, adesso riempie un pochino, non tantissimo. Che un pochino ancora. Ancora? Sì, perché sono più comodo, se metti tanta terra, tanto la zolla è piccola. E quell'aloe lì stava diventando troppo grande in quel vaso lì che adesso è troppo piccolo, vero Franci? Diciamo che non cresce, cioè nel senso... Così almeno diventa gigante. Ogni volta quando travasi una pianta devi spostarla di... vaso sempre un po' più grande, capito? Eh sì, perché così almeno cresce. Ma guarda che conviene che non la schiacci, amore. Dammi fare la paletta un po' un secondo, dopo te la faccio fare anche te. No. Perché, aspetta, no, diciamo così. E devi mettere tanta, amore, capito? Vai. Adesso così vediamo come la togli da lì per rimetterla. Sarà... metti la terra. Perché nel frattempo Raffaele è andato fuori, quindi dobbiamo controllarlo. Anche se lui non è che tutto c'è, tutto cancellato. E sta qui nei dintorni. Poi dovremmo anche pensare a un vaso per la pilea dentro che è diventata stupenda. Sì, la pilea dentro è diventata davvero grandissima. Ma adesso vorrei avere tutti i vasi nella stessa tonalità. Quindi pian pianino magari vediamo di comprarli tutti uguali. Tanto vi faccio vedere i cipressi di qua. I cipressi sono bossi. Ah no, ecco qua, aspetta. Infatti ci vuole il cipresso. Niente. No, vi faccio vedere i bossi. Dai, prendi anche la quota. No.
I bossi qua sono un bosso per vaso praticamente. E Francia me li ha messi qua perché li ha dovuti trattare, perché i bossi si ammalano. Gli piralide del bosso. Facilmente, quindi sono qua, poi dopo li sposteremo davanti. Aspetta un attimo. Aspetta, ti devo vedere com'è l'altezza della pianta. Niente, allora, fa adesso. Niente. Perché è così grande? Questa è la io tengo sulla pianta e tu Samu mi dovresti dare delle botte alla... ai lati, okay. Aiuta a dargli delle botte ai lati del vaso perché la mamma non può aiutare il papà. Faccio così? Non riesco. Devi dargli delle bottine. Dagli delle Samu. Botte amore. Qua? No, quelle, al bordo. Al bordo qua, del vaso. Con le mani, eh. No, ma fallo con le mani, tiragli proprio un pugno. No, i pugni dall'alto al basso, Sami. Dall'alto no. Al basso, così. Guarda. No, servono proprio i pugnoni, Ok, così. No, ma dei pugni così, guarda. Ora, bravo. Come hai fatto? Ma stava già... Che bello! Mamma, che bella. Bisogna aggiungerci ancora un po' di terra. Ancora un po' di terra. Tanto queste sono le mie solite ciabattine. Qui c'è stata una pioggia. Terribile l'altro giorno. Non sulle foglie, mettila nei buchi. Nei bordi, no? Ai lati. Dov'è Ninino? Adesso vediamo dove è andato Raffino, eh? Vado a guardarlo. Papi, non parlare che ti metta baia. Io sto cantando. Finché la noia va. Bene, non ti preoccupare. Ti alzo le foglie. Allora, molto importante, non per l'aloe, per qualsiasi pianta, quando la si rinvasa, non bisogna mai, mai schiacciare troppo la terra, perché altrimenti dopo, quando si andranno a bagnare, l'acqua cosa fa? Si ferma lì e ci mette un po' a scendere. Invece deve essere abbastanza così leggera. Vai ancora un po', in modo tale che comunque le radici non devi soffocarle, perché adesso devono andare a pescare l'umidità con la terra nuova. Quindi, poi questa terra qui è una terra ottima, è un mix che c'è dentro anche la torba, un po' di stallatico, va bene per tutto, eh. E il concime appunto è già concime, lo stallatico, che sono appunto, come dicevo prima, un mix di deiezioni di animali da stalla. Ciao Daisy, ci siamo quasi, Samu, eh? Mettimene ancora un po', va a letto mio, sì, postiamo la zolla per... Ok, adesso la pianta, ovviamente se tu la tiri su, viene via perché non è schiacciata. Vai Samu, mettila ancora un po'. Vai, vai, vai ancora. Ok. Ecco allora, l'aloe praticamente così è diventato così e messo in questo vaso qui è stupenda. L'aloe è particolare perché non va messa a contatto, cioè sotto i raggi solari. Io quindi infatti la metto fuori ma la tengo nascosta, diciamo, da sole diretto, perché come la metto a sole diretto le foglie cambiano colore e diventano marroni. Quindi da questo verde virano proprio subito sul marrone. In più comunque deve essere... deve rimanere bagnata, deve rimanere abbastanza umida e non troppo secca, quindi bisogna starla un pochino dietro. Sembra una pianta come le piante grasse, le succulente, un po' che crescono da sole. In realtà secondo me l'aloe ha bisogno di più accortezze rispetto, non lo so, magari agli agavi o a altre piante da esterno. Comunque è così. Molto bello, io vorrei
comprare tutti questi vasi in questa tonalità color tortora. Adesso vedo magari anche per l'interno, perché ho le monstere che sono diventate enormi. E comunque adesso faccio vedere il prossimo travaso, che è quello del cipresso. Franci non piace questo, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il cipresso così di recupero. Infatti l'ha messo dentro uno dei mastelli che lui utilizza per buttare il verde, però a me dispiaceva troppo sinceramente che lo buttassi, quindi l'ho tenuto. E abbiamo preso questo che è del diametro del 40 per questo, insomma, per questo cipressino qui. E adesso mi fa questo lavoro e poi vedo un attimino dove posizionarli. Vi faccio vedere intanto che Francia è impegnato questi che sono i bossi. Anche questi lui li ha recuperati da un lavoro, adesso me li ha messi di dentro queste vaschette, a me piacciono tantissimo, e li dobbiamo trasportare sul balcone perché hanno il portavaschette tutto in legno. L'avevo acquistato tempo fa da IKEA, sono molto molto carini così, e niente, li dobbiamo trasportare di là. Eccoci, allora questo adesso andiamo a foderare con... c'era una formica sullo schermo. Niente. Andiamo a foderare con il tessuto e non tessuto, giusto Franci? Sì, così mi fa. Cosa serve? Allora, generalmente lo si mette sotto con un po' di argilla, non ce l'ho e quindi lo uso solo per far uscire l'acqua non troppo sporca. Capito? Quindi va bene giusto sulle fioriere da balcone? Sì, almeno non esce con l'acqua sporca e poi hai il sottovaso con l'acqua proprio marroncina, schifosina, sporchina. Giusto. Aspetta, che blocco prima il tessuto. E se ne mette un po' qua sopra direttamente. È vero, perché io ho le balconiere, okay, si chiamano? Sì, le balconiere. Le balconette del... insomma sul balcone bianche, che dove non avendo messoci, non avendo messo il tessuto non tessuto su quelle, perché le avevo fatte io, tutta l'acqua che cola è sporca, è acqua sporca, così me le sporcano ogni volta. Invece in questa maniera almeno abbiamo, cioè si riesce ad avere l'acqua pulita. Ecco, vai Samu, sì, l'aiutante. Invece sotto, se metti anche l'argilla o il lapillo, ti fa anche da livello, che sotto rimane un po' bagnato, capito? Rimane l'umidità, quindi? Eh sì, rimane un po' d'acqua, ti fa da riserva. Ovviamente nei vasi, anche questi vasi qua hanno troppi buchi, solitamente si coprono un po' con dei pezzi di cotto o qualcosa, perché sennò ne fanno veramente troppi. Adesi là sotto. Sì, è vero, sono bucati. Perché li fanno così tanto bucati sotto? Boh, non so, perché sono anche molto scomodi. Vai Samu, se no siamo qua 2 ore. No? Ma sì, adesso... Piano, piano. Piano, perché guarda che la pianta che devo mettere qua dentro va già bene, sta terra. Fermi un attimo. Perché dopo va messa. All'occhio vengono bene. All'occhio. Forse pure tanta, È pure tanta, dici? Eh sì, questa zolla. Perché qua... questa qui è. Daisy! Shh, silenzio! Allora, in teoria questa zolla qua. Perché è molto più. Sì, è un vaso di coltura, un mastello. Dovrei toglierla un po'. Adesso vediamo. No, vedi? Wow, hai fatto il castello di sabbia. Sì, mettine ancora un pochino. Vedi, questo ti fa capire, guarda. Allora, vedi che si è fermata qui? Vedi le radici che poi giù non ci sono? Perché la pianta è stata messa in un vaso che era troppo grande, capito? Quindi guarda, vedi che la zolla è corta. Se fosse stata in un vaso come quello lì, quello dove c'era prima l'aloe, era già tutto zolla, capito? Quando c'è già la forma della stessa dimensione, la zolla, la stessa dimensione del vaso, vuol dire che dovevi cambiare il vaso. Questo invece andava ancora bene, ma è fin troppo grande, ma poi questo qui... Sì, è un vaso di cultura. No, questo è brutto. Questi sono i vasi dove si mettono le piante per farle crescere. Sì, ma è quelli che insomma anche Franci usa per il suo lavoro, quindi così almeno riesco a mettermelo
dietro pensavo il pinetto, perché davanti batte troppo il cipresso, perché davanti batte troppo sole. Anche questo l'avevo recuperato, giusto? Sì, anche quello lì è di recupero. Insieme all'evonimo. Ma poi non devo svelare più di tanto. C'è una varietà che è il Gold Crest, che è quello, te lo ricordi Samo, quello che se fai così con le mani ti lascia tutta la mano che sa di limone. Ah sì, è vero, è vero. È veramente bello, che è un verde chiaro, non questo che è un po'... Com'è che si chiama? Gold Crest. Crest, ma sai che questa cosa, perché Franci non gli piacciono i cipressi, perché dice che sono da cimitero, ma penso sia un'usanza più nostra, insomma, del nostro nord, quindi di Milano, perché in tutti i cimiteri milanesi ci sono i cipressi piccoli, cipressi grandi, e quindi insomma a lui non piace per quello, invece io li amo, a me piacciono tantissimo. Tento, è piano Sami? Bravo, aiuta il papi giù in maniera giusta, le radici, togli quella, bravo, occhio ai piedi che tu sei sempre in ciabatte. Sì, perché Samu si è fatto male al piedino e quindi deve stare in ciabatte. Ecco qua. Troppa terra. C'è ancora tanta terra, eh? No, devo toglierla quella sotto. Questa è una terra che faceva schifo, argillosa. Aspetta, sì, è una terra che rimane sempre molto umida. Deve togliergli quella lì. Metti questo un po' profumo, eh? A me piace un sacco, è troppo carino. Cosa stai facendo, Sami? Sto facendo un po'. Senti codur. Senti codur del cacchetta che c'è qui. Eh sì, è lo stallattico. Stallattico con una T. Ah scusa, stallattico. Meglio che. Stalla. Sì, c'è iniezioni. Ok, stallattico. 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 Io lo chiamerei stallatipo. Un tipo di stalla, vabbè, no, basta. Ok, quindi ciao Sami, sposta la palettina da davanti. Vai, grazie. Dai, vai. Adesso puoi sbizzare. Riempire, giusto? Sì. Via. Pronti, partenza, via. Questa è argillosa, puoi usarla per fare delle maschere. Maschera in viso con anche le radici, le erbette. Sì, faccio uno scrub. Beh, lo provo stasera, lo provo, poi farò sapere. Piano, siamo. Aspetta. E poi adesso questo qua ci mettiamo su un altro po' di terra, eh? Non questo tipo, un altro tipo. La mischi? La mischi. Uso quella super professional. Che bella la nostra aloe. Sembra fango, vero Sami? Stonk. È il substrato di coltivazione. Questo è il top. Vediamo. Fammi vedere però il nome sul sacchetto, Franci. Pietroponici. Fammi vedere il nome sul sacchetto. Cosa? Fammi vedere il nome sul sacchetto. Substrato di coltivazione si chiama, questa è roba professionale, cioè, la trovi solo nei centri proprio, cioè papi, per dire nei rifornitori. Ma questo è fango. Argilla, terra mischiata, metti questa, dai. Sì, dai. Sì, dai. Ma questa è morbidissima. Ricordatevi sempre di non schiacciare troppo. Deve rimanere morbida, vero, intorno? Morbida, cioè non devi schiacciare forte. Perché sennò quando poi la vai a bagnare c'è poco drenaggio, capito? Ah, è vero, perché altrimenti si compatta troppo. Con queste palline di pietraponici sono comode anche per i vasi tipo i gerani, quelle robe lì, dove magari non è sul balcone, chi non ha l'impianto di irrigazione può anche bagnarla bene, anche senza una settimana, senza prendere acqua, perché questa pietra trattiene l'acqua, l'umidità, e la rilascia piano piano, capito? Ma vedi te, ma è già dentro ovviamente questo terreno particolare. Sì, è già nel sacco. È già nel sacco, quindi ottimo. Siamo l'ultima che dopo lo guardiamo com'è. Poi le guardiamo e poi le posizioni, vi faccio vedere dove le abbiamo messe. Ecco, per il momento posizionate qui. Abbiamo messo qui dove abbiamo la scala per scendere, il pinetto, il cipressino, e qui l'aloe.
perché questo è proprio un balcone che prende sole ma non tantissimo come il pezzo davanti. Ecco, lì c'è la Daisy. Quindi niente, adesso andiamo a spostare poi i bossi davanti e io e Franci vi salutiamo. Franci, vieni, che salutiamo. Io e Franci vi salutiamo. Vai sul balcone che ci saluti da lì, perché io non posso svelare il resto del giardino, quindi devo stare ferma, immobile. Fer, saluta. Ciao, ci vediamo al prossimo giardinaggio. Va bene? Dai, che tante ragazze mi stanno chiedendo, quindi vedi di... Ecco, vedi di essere a disposizione. Ciao ciao, grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!